La vergogna vera è la violenza che compie lo Stato non attrezzandosi adeguatamente a fronteggiare l'emergenza. Monsignor Bregantini parla chiaro con riferimento al video shock girato a Lampedusa con maltrattamenti ai migranti. L'occasione è la Marcia della Pace presentata oggi a Roma, 46esima edizione in programma a Campobasso il 31 dicembre. Ospite d'eccezione il giornalista Domenico Quirico, sequestrato 5 mesi in Siria. Tappe previste una nuova mensa Caritas, l'università, un carcere, poi messa in cattedrale per aspettare lo scoccare del 2014. Un modo di meditare in concreto, spiegano i promotori, i temi del ricco messaggio del Papa per il 1 gennaio, giornata mondiale della pace, la lotta all'esclusione sociale, l'educazione a una cultura di pace, la fraternità di cui il carcere spesso purtroppo è la negazione. L'intento dichiarato, passare a mettere in pratica quelle riflessioni, spiega Bregantini con un altrettanto pratico paragone calcistico. Qual è il rischio? Che questo giocatore sia ammirato, sia applaudito, ma poco imitato. Questo è il rischio che noi viviamo oggi. Cioè, un'ammirazione grandissima, ma un'imitazione faticosa, o addirittura da spalti e non da gioco con lui. Digiuno e preghiera al posto di veglioni e discoteche, è un capodanno alternativo a dir poco, cui peraltro sono arrivate già adesioni anche da città lontane, con in prima fila Caritas, Pax Christi e Azione Cattolica. Se vuoi dare un segno di speranza al mondo, bisogna avere il coraggio di fare qualcosa che va controcorrente.